I segreti di Wind River. Parliamo oggi di Wind River. Wind River è il nuovo film diretto da Taylor Sheridan. Taylor Sheridan che si era fatto notare soprattutto come sceneggiatore, per come sceneggiatore nello specifico del film di Denis Villeneuve, Sicario. Wind River, I segreti di Wind River in Italia, è un film uscito un po' di tempo fa negli Stati Uniti, uscito circa 3 mesi fa in Italia e adesso disponibile in un video. È un film ambientato nel Wyoming, ovvero sia in uno degli stati meno densamente popolati e più poveri, se vogliamo, anche più freddi e più inospitali di tutti gli Stati Uniti d'America. Ed è uno stato con almeno la zona che ci viene mostrata, con una forte prevalenza di popolazione nativa americana. In questo stato, in questo territorio, viene rinvenuto il corpo di una giovane ragazza, figlia di nativi americani, e l'indagine viene assegnata in un primo momento allo sceriffo del luogo, che gestisce con un numero molto ridotto di uomini un territorio vastissimo, che quindi chiederà l'aiuto in prima istanza di un suo amico e uno dei residenti di quella zona, interpretato da Jeremy Renner, che fa il cacciatore di animali predatori, e interverrà poi in un secondo momento, trattandosi di un caso alla fine di omicidio, l'FBI, e verrà inviata un agente giovane interpretato da Elizabeth Olsen, che si troverà del tutto spaesata di fronte al territorio inospitale, freddo e molto ostile del Wyoming, e che si ritroverà anche inadeguatamente vestita e quindi dovrà chiedere aiuto a tutti gli abitanti del posto, anche soltanto per muoversi all'interno del territorio che per condizioni climatiche è invivibile se uno non è equipaggiato per andare su una neve così fitta e così pesante. Tutto questo il regista Taylor Sheridan ce lo mostra benissimo. Le riprese che fa del Wyoming, o del presunto tale, le riprese dei paesaggi, la durezza del paesaggio, la durezza della terra, della terra ghiacciata, il freddo, il silenzio che viene spesso e volentieri anche rimarcato dai personaggi che parlano di questo silenzio che avvolge il Wyoming e che in qualche modo è anche il segno di una desolazione e di un abbandono quasi da parte del resto degli Stati Uniti, di alcuni territori nei quali gli elementi che dovrebbero far capo a Washington e quindi l'FBI e comunque sia tutte le autorità interstatali hanno un peso specifico molto basso e molto di rado vi si recano, molto di quello che avviene all'interno di questi territori viene gestito a livello locale. Il film è un thriller sostanzialmente, un thriller, una detective story. Inizia con il ritrovamento di questo corpo di una giovane nativa americana, che viene trovata in mezzo al nulla fondamentalmente, e quindi nessuno riesce a spiegarsi bene come possa una donna, che poi scopriremo è stata abusata sessualmente e picchiata, essere ritrovata nel nulla, ad aver percorso per scappare dai suoi aggressori uno spazio lunghissimo, perché intorno al luogo del ritrovamento non c'è nulla per un arco di diversi chilometri, quindi in un ambiente così ostile sembra quasi impossibile che sia riuscita a fare tutto questo percorso prima di accasciarsi al terreno e trovare la morte. Nelle indagini Elizabeth Olsen verrà quindi accompagnata, proprio perché il territorio è estremamente impervio, da il personaggio di Jeremy Renner, che in teoria non ha
nessuna autorità dal punto di vista legale, ma che, come dice giustamente al padre di questa ragazza morta, quando gli chiede che cosa farai se dovessi trovare il colpevole o i colpevoli della morte di mia figlia, lui risponde in modo molto netto: io nella vita faccio il cacciatore, cosa ti aspetti che faccia? E quindi inizierà la caccia all'uomo, inizieranno le indagini per capire che cosa è successo e come il corpo di questa ragazza sia finita lì, tra l'altro scalza, quindi che ha attraversato una neve e un gelo notturno persino scalza. Il film è un thriller solido, anche gli aspetti, diciamo, strettamente di indagine sono ben realizzati, è molto ben diretto, vengono molto ben ripresi i paesaggi e dà molto l'idea della solitudine, dell'isolamento, dello stato del Wyoming, o quantomeno di alcune zone dello stato del Wyoming, che sono quelle poi ex riserve sostanzialmente dei nativi americani. Quindi ci allontaniamo teoricamente come tempo da Hostiles, dall'ultimo film recensito, ma ci ritroviamo di nuovo a parlare più o meno degli stessi territori e più o meno delle stesse anche problematiche di inserimento dei nativi americani, perché come vedremo all'interno del film c'è anche un discorso fatto tutto quanto su come le terre che gli sono state date sono delle terre durissime, sono delle terre inospitali, sono delle terre vuote, sono delle terre in cui il silenzio predomina su tutto e in cui questo fa anche sì che i figli della nuova generazione dei nativi americani abbia del tutto perso qualsiasi connessione con quelli che erano i valori dei loro antenati e siano sostanzialmente allo sbando. Inoltre c'è anche una scena, secondo me, molto interessante in cui il padre della ragazza trovata defunta dipinge la faccia e cerca di riprodurre un rito luttuoso relativo alla sua origine e relativo alla sua, diciamo, al suo retaggio, ma confessa poi al personaggio di Jeremy Renner che in realtà il suo trucco messo per lutto è inventato, perché non ricorda più, non sa più, non gli è stato tramandato quali erano effettivamente le modalità con le quali si onoravano i defunti. E quindi c'è anche un discorso su quello che è la perdita di un patrimonio molto importante come poteva essere quello dei nativi americani, che ormai invece si ritrovano ad essere privi di quel bagaglio di tradizioni che avevano un tempo. Inoltre, un altro aspetto estremamente importante che fa capire ancora di più come il film parli non solo dei personaggi, ma dell'ambiente in cui i personaggi agiscono, la donna che viene trovata morta, la ragazza che viene trovata morta, verrà dichiarata dal coroner durante l'autopsia, nel referto dell'autopsia, non morta per omicidio, non verrà dichiarata omicidio, ma morta per cause dovute all'ambiente, perché lei è morta per emorragia polmonare dovuta al fatto che nello scappare si è ritrovata in piena notte con temperature bassissime e in mezzo alla neve praticamente svestita. E quindi pur ritrovando i segni di stupro, pur ritrovando i segni di violenza, non può dichiararlo effettivamente puramente un omicidio, e questo ci fa capire anche come sostanzialmente l'assassino vero, o almeno uno dei complici di quello che succede all'interno del film I Segreti di Wind River e di quello che succede all'interno dei nuclei familiari del film Wind River, perché andremo pian piano e in questo anche nella gradualità di portarci a capire le motivazioni dei personaggi e la struttura,
l'arco narrativo del personaggio del protagonista Jeremy Renner, andremo a scoprire che nella sua storia c'è un lutto con delle condizioni simili, se non addirittura sovrapponibili a quelle del caso sul quale si troverà ad indagare, e anche in questo caso è il territorio stesso del Wyoming a essere in qualche modo complice di una morte. Il film è un film molto ben diretto, con una recitazione essenziale ma funzionale al film, funzionale alla storia, e assolutamente un film che è stato poco pubblicizzato ma va recuperato, perché è un film, un ottimo thriller, un film che ha una buona trama, una buona trama thriller, ma oltre a questo anche tanti discorsi di sottofondo molto interessanti e molto pregni di significato più profondo di quello che potrebbe apparire in superficie. E con il poco tempo rimasto, vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale e eventualmente a mettere commenti e farmi sapere se il film vi è piaciuto. Alla prossima!